no e riapparire? Io credo... Perché sparisce questo Alex? Dunque, io credo... Sì, innanzitutto Alex... loro erano delle... Loro erano veramente una specie di unico essere perfetto. Si chiamavano gli alieni. Perché erano cinque amici assolutamente incapaci di adattarsi nel mondo, di trovarsi nel mondo, e che invece hanno costruito una bolla nella quale essere veramente loro stessi. Chiaro, alle soglie della maturità, che è il momento in cui, che storicamente sancisce l'ingresso nel mondo reale, e quindi l'ingresso in quel mondo in cui per necessità devi iniziare a andare a patti con la vita, a compromessi con la vita, cercare di adattarti nel mondo, Alex sentiva che era troppo ancora indefinito per fare questo passo. Aveva bisogno di trovarsi, di cercarsi. E se n'è andato per 15 anni. Al termine dei quali, come giustamente detto, ecco, torna però per confrontarsi. Lui torna, dice, io voglio confrontarmi, forse esatto, con torna quello che per, oggi è. Torna... Noi non possiamo raccontare non che possiamo c'è dire un colpo perché. Di scena molto forte in questo ritorno. Però vorrei capire se tu... Sicuramente nell'andare di Alex, nel suo bisogno di solitudine, sicuramente sì, ho trovato con lui un punto di contatto molto forte. Se Alex è un po' di parte di te, tu oggi, adesso te la dico brutale, con tuo fratello, con la tua famiglia, saresti disposto a ritornare, a ricercare un dialogo? Perché in fondo Alex torna e invita quegli amici a un confronto, o qualcosa di nuovo da dirti. È cambiato qualcosa in questi 2 anni? Ma sai, in questi 2 anni io ho aperto... sono cambiate molte cose, la mia vita è cambiata veramente in meglio. E credo che nello specifico di quello di cui parli te, esistono delle famiglie che trovano l'armonia nello stare insieme, nello stare unite. E ci sono altre famiglie, come certi porcospini, che trovano l'armonia nella giusta distanza. In quella giusta distanza che permette ai due porcospini di non entrare in antitesi. Io devo dirti la verità, la serenità, la tranquillità di questi anni ha ovviamente enormemente lavato, mi ha lavato enormemente di tantissime tensioni, dolore, risentimenti. Io oggi auguro davvero tutto il meglio alla mia famiglia, ma in questo momento il dialogo più interessante secondo te lui lo leggerà? Ma non lo so se lo leggerà, perché non posso entrare nella sua testa. Di sicuro non è un libro che parla di famiglia, su questo lo posso tranquillizzare. È un libro che parla di amicizia, che parla di trasformazione. Ecco, ma